Per la regione Lombardia un'importanza per quanto riguarda la formazione del mondo del lavoro ce l'ha sicuramente anche il mondo della scuola e degli studi. Con il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti parliamo di borse di studio a studenti che presenteranno tesi su tematiche lombarde. Vicepresidente Cecchetti, in questo Consiglio regionale di oggi si è parlato molto di scuola, di edilizia scolastica, anche di inserimento nel mondo del lavoro, però avete presentato un provvedimento che riguarda tirocinio, comunque borse di studio per chi fa delle tesi su argomenti lombardi. Sì, il progetto di legge è stato presentato dall'Ufficio di Presidenza, andrà a breve in commissione istruzione per discutere appunto di questo progetto che prevede il fatto che per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Lombardia verranno di fatto selezionati dei ragazzi, dei giovani che si sono ormai laureati per poter fare delle borse di studio all'interno degli uffici del Consiglio regionale. Per ora sono state indicate un numero pari a 35 borse di studio e la possibilità anche per altri, cioè i tirocinanti, sempre di intervenire a sostegno delle attività del Consiglio regionale. La cosa positiva è che queste borse di studio daranno una forte disponibilità agli studenti che vorranno fare questo tipo di esperienza, stage che dureranno circa un anno, che potranno sicuramente arricchire i giovani, ma anche proprio il Consiglio regionale della Lombardia. Non costeranno nulla queste borse di studio agli altri cittadini lombardi perché verranno di fatto finanziate con i risparmi dei costi della politica. Dopo tutti i tagli che si sono fatti, finalmente qualcosa di concreto, ci saranno molti ragazzi che potranno beneficiare di questa opportunità per arricchire ulteriormente il Consiglio regionale. Un arricchimento che riguarda anche la conoscenza delle istituzioni lombarde da parte dei cittadini e l'iniziativa anche che si pone come obiettivo anche quella di far conoscere il luogo dove appunto ha sede il Consiglio. Per questo avete deciso di aprire l'ultimo piano, il Belvedere. Sì, questa è stata un'altra iniziativa. Da questo punto di vista sono stato il promotore. Ho già depositato all'Ufficio di Presidenza una proposta affinché il Palazzo Pirelli, il famoso Pirellone, diventi non solo il simbolo di Milano come lo è già in questo momento, ma diventi la casa dei Lombardi. E quando una casa c'è, la casa deve essere aperta e deve essere data la disponibilità a tutti i Lombardi, ma in questo caso anche a tutti i turisti in visione di Expo, di poter entrare, poter visionare la bellezza di questo palazzo, che ormai è un palazzo storico, simbolo della crescita lombarda dopo gli anni 50. Sarà data la possibilità a tutti i cittadini di poter arrivare al Belvedere, che è il 31° piano che è stato dedicato da poco tempo agli Annacci. Ci sarà la possibilità appunto di vedere le bellezze di Milano direttamente dal 31° piano, però non ci siamo fermati qui, ci sarà la possibilità per associazioni di ogni tipo di affittare e di utilizzare le sale di tutto il palazzo per portare avanti iniziative di carattere anche legate e soprattutto legate all'avvenimento che ci spetta e che ormai è in arrivo nel 2015, cioè l'Expo. Quindi associazioni culturali, associazioni turistiche, associazioni che possano appunto portare il nostro palazzo e la nostra regione ancora a livello mondiale, europeo, ancora più a conoscenza di tutta la gente. Quindi è una iniziativa assolutamente positiva, accettata dal presidente Maroni e che quindi fra pochi mesi arriverà a compimento. Quindi credo che siano due belle iniziative, una per i giovani lombardi, una per tutti i cittadini lombardi e anche per i turisti, quindi un consiglio regionale, un'istituzione che si apre ai propri cittadini, credo che sia la cosa soprattutto in questo momento più bella e più importante.